Bentornati sul canale di Axios00, bentornati a un nuovo episodio di Super Mario Galaxy. Allora, ci hanno sbloccato nello scorso episodio, credo, questa struttura, che dovrebbe essere la terrazza. Oh, qui ci dice niente esattamente. Quando vuoi riposarti premi meno o più. Selezionando salva ed esci salverai i tuoi progressi nell'avventura e potrai andare in pausa, ok? Ma questo edificio esattamente... Giusto per capire bene dove devo andare, che cosa devo fare, non ne ho idea. Oh, degli ospiti, questo luogo è detto planetario e da qui si possono osservare le galassie. Permettimi di farti da guida nelle galassie. Grazie, tra l'altro sei fighissimo, nero con gli occhi blu in quel modo, ok. Punta verso la stella manina e premi A. Bene, una cosa un po' più semplice, no? Possibilmente le stelle manine, io le odio, mi ricordo tanto. Allora, va bene, e qui ci siamo... Ah, ma è proprio fatto tipo... Wow, sistema planetario, ok, bello, bello. Queste sono le galassie che si vedono al planetario. I numeri scritti sopra di esse indicano la loro distanza dall'osservatorio. Va bene. E l'energia necessaria a raggiungerle. Più superstelle ottieni, più lontano sarai in grado di viaggiare. È una mappa un po' particolare questa. Mi ci sto un attimo... Devo cercare un attimo di capire come funziona, non posso arrivare a vedere qua. Quindi va bene, andiamo qui. Direi che è l'unica che posso visitare al momento. Perciò la grande è la galassia uovo. Carina. Mi sa tanto di Yoshi, infatti c'è anche l'uovo di Yoshi proprio lì sotto. Abbiamo osservato osservato l'energia delle superstelle nella galassia più vicina. Questi pianeti hanno una forma davvero strana. E saranno a uovo, a occhio e croce. Comunque, andiamo in questa galassia. Iniziamo subito a bomba. Magari fatemi sapere nei commenti se non l'avete già fatto nel primo episodio. Io sto registrando prima di vedere i vostri commenti del primo episodio. Quindi datemi un episodio di pausa, cioè di tempo per rispondervi, mi raccomando. E per fare le eventuali cose che mi avete detto di fare a video. Ho galassia uovo, Dino Piranha. Dicevo, fatemi sapere se ci sono dei luoghi interessanti da visitare nel nostro hub centrale, che andrò subito più che volentieri a farlo. Allora, questo uovo enorme giallo, ricordo un po' tipo boss, non saprei, perché ricordandomi il 2 mi sa tanto di boss. Oh, benvenuti in questa galassia. Grazie, tra un po' vedrò se è ancora un grazie oppure è un accidenti a voi. Comunque, tanto prendiamoci un po' qui gli oggettini. Qui vediamo un po' di saltare in testa. Forse, sì, ce l'ho fatta. Bene così. C'è qualcos'altro qui dentro? Yes. Astroschegge. A qualcosa serviranno, no? Anche le astroschegge. A proposito, prima di entrare nel tubo. Mamma mia, quante ce ne sono. Ma si può entrare nelle porte? Sembra di sì. Non sono in casa, starò via per molto, molto tempo. In caso di necessità, usa il tubo sul retro. C'è un tubo sul retro? Aspetta un attimo, che andiamo a vedere. C'è un tubo di sotto, quindi. Sì. Ok, proviamo a prendere questo tubo allora. Carina sta cosa. Che c'è lassù in alto esattamente? No, che devo fare? Allora, io sarei per fare una cosa del genere, no? A occhio. Queste però non le posso prendere. Ma che sono? Sono tipo monete, no? Non capisco. Dai! Sentite la musica anche. Figata. Vai Mario, forza, ho capito a cosa serve tutto questo, se non altro, e qui ora saranno guai. Yes, ce l'ho fatta, grande, alla prima, ok, subito una vita lì disponibile, pronta. Vieni più, ok, tieni più basso, stavo per dire, perfetto, abbiamo presa. Una vita non fa schifo, subito all'inizio così del gioco, anzi, tutt'altro. Che c'è scritto qui adesso? Che spettacolo qua, no, aspetta, no, la telecamera, c'è Z, no, non funziona la telecamera per ora. Sì, guardate qui questa specie di cellula. Bellissimo. Dopo spero ci andremo e non vedo l'ora di visitarla. Anche perché sopra c'è una stella lancio forse. Se ti stanchi e vuoi tornare all'osservatorio, premi meno o più e scegli torno all'osservatorio. Fai attenzione però, non puoi portare con te le astroschegge. Quindi se per caso ci fermiamo, le astroschegge che abbiamo guadagnato fino a quel momento le perdiamo tutte. Qui c'era un tubo verde, ricordo. Ora proviamo un po' a vederlo. Sapete cosa? Queste galassie mi sembrano più grandi rispetto a quelle del 2? Non lo so, mi sembrano fatte in maniera diversa. Per raccogliere le astroschegge sparse per le galassie basta toccarle con il cursore stella. Quando ne avrai raccolte 50 otterrai una 1-up, ok? Quindi non fermarti, punta il telecomando verso lo schermo. Va bene, lo faccio. Rilassati, tranquillizzati, calmati. Tanto voglio prendere questo. Questo?
che ci fa prendere Astro Schegge direttamente. Sarebbe quasi stato da saltarci sopra, ma sono dettagli. Qui c'è niente. Sì, monetine. Monetine. Cosa serviranno anche queste? E ricordo che nel 2 servivano per dar da mangiare agli sfavillotti quelli grandi. Non so se qui ci sono, perché ancora non ne ho visti. In ogni caso ci facevano guadagnare anche vite o no anche nel 2? Non ricordo. Male male serviranno per quelle, insomma. Se tutto va alla peggio. Ok. Io qui eviterei di fare qualsiasi cosa, tipo volare nel vuoto, così, tanto per iniziare bene il tutto, no? Ho la rollata, me lo devo ricordare, ho la rollata in aria. E questa è una cosa sempre benvenuta. Tre astroschegge, bene. Qui vedo un'altra vita, se ne guadagnano veramente tante e siamo arrivati in cima. Oh yes, sì, voglio parlare con te. I miei amici sono più avanti, sbrigati presto. Sì. Ah, se no dicevo come ci faccio ad arrivare io lassù in alto, accidenti a te, ero già pronto per fare il triplo salto, per chi se lo stesse chiedendo. Comunque, e sarebbero state tragedie in mani. Uno spicchio l'abbiamo preso, ci sono altri spicchi qui in giro. A parte il danno atroce che possono fare questi cosi. No! Wow! Mi sa che ho avuto una fortuna clamorosa. Sì, ho avuto una fortuna clamorosa a romperlo in quella maniera. Ma va bene così. Un po' di fortuna per il principiante. Allora, vediamo un po' di prendere anche questo. Perfetto. Questa sembra più una galassia nocciolina. Sembra più una galassia arachide. Ah, di... No, ma... Mario, vai via di qui. Mario, esci. No, dove... La stella lancio. Ok, bene, presa. Si sa come, ma l'ho presa. Qui... c'è roba di sotto. Che sono questi? Sono schifezze che si attaccano e ti fanno rallentare, a quel che ho visto. Qui c'è roba da prendere. Ah, roba da prendere, ma anche roba per morirci, evidentemente. Ok, togliamocelo di mezzo. No, volevo prendere tutte queste astroschegge. Lo dovrei aver fatto. Ora, che mi deve dire sto cartello esattamente? Aggrappati alla pianta peperina ed esegui piroette scuotendo. Ok, aggrappati in che senso? Tra l'altro, per pianta peperina intende la pianta piragna? No, evidentemente no. E quella era sotto la pianta piragna. Ah, ok, quindi così posso andare via da quella zona, che era quello che volevo esattamente. Benissimo. Che bello però che è ritornare su un Galaxy, è veramente una cosa fantastica. Sarà che il 2 mi è piaciuto veramente tanto, però rivederne... No Mario! Me lo sono ricordato dopo che questi sono problematici! Ok, no, volevo distruggere sti cosi! Forse ce la farò anche. Dai che ce la facciamo adesso! Yes, preso stavolta! Rompiamo anche quello, già che ci siamo. Ok, pronto Mario, vai! Benissimo, fatta. Stavolta preso... Ma sono infiniti o cosa? No, perché ora rompo anche questo, poi se no altrimenti mi fermo. Perché non è il caso di continuare all'infinito? No, ma non dovrebbero essere infiniti questi cosi. E invece forse sì, perché non mi dà più neanche astroschegge, quindi... Mi sa proprio... mi sa proprio di sì, ho rischiato tantissimo. Qui sopra dovrei essere al sicuro io, no? Da quegli affari, visto che passa parecchio bassa, perciò... Anche sì. Qui c'è un'altra monetina, noi andiamocene. Qui devo... stare molto, molto attento. Ah, è da qui che uscivano. C'è questa specie di cannone. Ok, occhio e croce, devo prendere quella pianta. Piragna, no! Non così però, dannazione, è successo. È successo al secondo episodio, siamo volati di sotto. Doveva succedere prima o poi. Io, come dicevo, ci sono un sacco di... Ma di là ci si può andare, scusatemi. Io ci provo. Via! No, no, Mario, rialzati. Scusate, ma già che c'ero, l'ho visto adesso che mi ero dimenticato quella cosa. Ho detto, io lo provo. Io ci provo e vediamo un po' che succede. Questa è una zona nuova, completamente nuova. Mi sa di bonus, tra l'altro. Perfetto, perché ci siamo presi una bella one up che avevamo perso adesso. Quindi ottimo. No. Funziona, l'importante è che ha funzionato. E c'è una stella lancio. E dove andiamo, scusate, Oddio, quanto c'è mancato. Maledizione. Arriviamo a questa zona supplementare. Cos'è quello? Mario, riprenditi.
Cosa vuoi fare? Io provo a dargli la culata, non funziona. Ci riprovo. Mario, riprenditi, ogni tanto si blocca. Come funziona quella cosa? Io non capisco. Ah, lo devo prendere da qui, perfetto. Wow, quante astroschegge. Wow, fantastico, ok. Quindi ti va dato la rollata, non la culata. Ah, quella geggio, a quella fare. Ma l'importante è che ce l'abbiamo fatta un'altra vita. Bene, 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 perché ne stavamo perdendo. Quindi ne avevamo persa una, però l'avevamo persa, perciò bene così. Tu che ci devi dire? Credo sia una strada alternativa questa. Fai attenzione, dopo una piroetta devi aspettare che lo sfavillotto ritorni prima di poterne fare un'altra. Grazie per avermelo detto, perché non ci avevo fatto caso. Quindi grazie mille. Mario, collabora. Perfetto. Prese tutte e tre? Yes. No. Mi ha colpito malamente. Una moneta non farebbe schifo. E dovrei, per prenderla, dovrei passare prima di sopra, fare così. Non proprio così, ma è andata. E poi cadermi in testa. Yes, ricordavo che col salto si prendono le monete, mentre con la piroetta si prendono le astroschegge. L'importante è essermene ricordato, che va tutto bene così. L'importante è quello. Ho l'impressione che siamo arrivati al boss, sapete? È una strada alternativa a quella che stavamo facendo prima. E forse ci siamo saltati la zona là in basso? Forse? Facendo così? Io mi sono già ripreso una bella monetuccia, perché schifo non fa, tanto le astroschegge prendiamocele, che non ci servono al momento. Non so se si possono ancora lanciare in qualche modo con B, ricordo che si poteva lanciare, però al momento non ci servono, quindi... Ciao! Da quant'è che non ci rivedevamo? Come stai? Tutto bene? Ora ti sistemo io. Vai così, mi ricordo come fare a batterti, maledetto. Yes. Sei arrabbiato, però il tizio. Devo stare abbastanza attento adesso, perché quando si arrabbia è veramente tragica la situazione. Vieni. No. L'ho mancato. C'è una nastro scheggia. Vieni qui. Preso per la terza volta. Dovrebbe essere finito. Ma anche no. Ma anche no. E qui sono guai adesso. Vieni qua. Quattro volte? Quattro colpi per batterlo, ok. Ok, pensavo i tre o cinque. Sinceramente a quattro non ricordavo una cosa del genere, nel due. Magari mi sbaglio, l'uno ve lo ripeto, non l'ho mai giocato, lo sto scoprendo con voi, quindi. Tanto lì c'è una bella superstella, ora ce l'andiamo a prendere. Magari vediamo un po' se ci siamo lasciati indietro qualcosa. Tipo questa l'ho già usata, evidentemente. È quello che mi sta cercando di dire il gioco, vero? Spero di sì. Superstella presa. La prima superstella ottenuta. Una. Sì, la prima vera superstella che ci prendiamo. Perché di là avevo preso una megastella, ma la superstella non la ricordo. Forse una. Sì. I miei dubbi amletici. La mia memoria non ha limiti. Era la seconda, infatti. Hai ottenuto la stella Dino Piranha Galassia Uovo. Record monete 3. Ottenute astroschegge. Un bel po'. Bene, ottimo. Vuoi salvare? Sì, salviamo, già che ci siamo. Scusate, perché no? Ma mi fa salvare dopo ogni livello? Perché è ottima come cosa, cioè abbastanza rilassante. Quelle cosine che brillano nelle galassie sono delle astroschegge. Noi sfavillotti ne siamo ghiotti. Punta verso lo schermo e mira bene con il cursore per raccoglierle. Dopo aver mirato puoi anche sparare con B. Esatto, la cosa che dicevo prima, si poteva sparare quindi con B, ok. Provaci dai, cerca di lanciarmi un'astroscheggia. Ah, va bene, quindi me ne dà alcune. Ok, e gliela lanciamo. Sì, così. Ancora? Ancora? Quante ne vuoi? Oh, sprecate, dannazione. Che delizia. Queste le accetto come ricompensa per le spiegazioni. Prego. Ricorda che puoi sparare le astroschegge ai nemici o puoi condividerle con gli sfavillotti affamati. Allora ci sono gli sfavillotti affamati, però delle astroschegge. Non delle monete, a quanto pare. Vedrai come ti saranno utili nel corso della tua avventura. Sicuramente me l'avrete scritto nei commenti, ci scommetto. Però, insomma, io lo sto dicendo perché, ripeto, non ho ancora letto i... Qui ci posso andare su tutte? Sembra di sì. No? Questa sì. Questa sì. Andiamo su questa, dai. Non ho ancora letto i commenti del precedente capitolo, quindi... non ci posso andare qui, allora? No, e quindi continuiamo nella galassia uovo. Sì, ci sono altre due stelle da prendere, perciò quella era una strada alternativa che mi portava una stella? Esatto, snack di dimensioni cosmiche.
Devo capire ancora come funziona la mappa. Non ci sono abituato. Datemi un po' di tempo, mi raccomando, che ci arrivo. Mi sembra facile, però comunque fatemici arrivare. Snack di dimensioni cosmiche. C'è lì lo sfavillotto? Affamato, presumo. Oppure è quello che ti dava una one up e quant'altro. Questa è una cosa da vedere. Qui mi sembra esattamente come nel livello che abbiamo fatto prima. Però forse effettivamente c'è da vedere un attimo. Allora, di sotto dove andiamo? Dimmi, vuoi sapere una cosa? Con B puoi sparare le astroschegge. Prendi la mira con il cursore stella e spara con B. Vai incontro al nemico e colpiscilo mentre è ancora stordito. Ah, ok, vabbè, lo facciamo, dai, tanto per farvi vedere un po' come funziona. Quindi ora posso andargli addosso. Quanto c'è mancato, dannazione! Ok, è andata non bene di più, per fortuna. Qui c'è un tizio che prima non c'era. Più avanti troverai il mio amico Ghiottone. Se vuoi proseguire, ascoltalo. Devo per dire saltalo, invece ascoltalo. Eh sì, questa zona non l'avevamo prima. Quindi allora, miriamo. Poi miriamo, poi miriamo. E poi moriamo, presumo. Qualcosa del genere. No, è andata bene, dai. Sono ancora vivo in qualche modo, per fortuna. Prevedevo tragedia in mare a breve, invece è andata piuttosto rilassante come cosa. È andata bene. Vai così, uno tolto, un Goomba tolto. Ora ci sarebbe da trovare il Ghiottone. Intanto prendiamoci... Ah, questa è rischiosa, le astroschegge. Perché ci siamo, perché ho l'impressione che ne dovremmo dare parecchie a quel tizio. E io non solo 30. Quindi, basteranno? Scopriamolo insieme tra poco, perché io ho diversi dubbi. Quindi forse è meglio se ne prendo ancora. Sapete com'è? Visto che qui ci sono un sacco di Goomba, tra l'altro, da togliere di mezzo. Guardate qui quanti sono questi dannatissimi. Io direi, a proposito per la serie, direi di fare tipo una galassia a video. Ora vediamo un attimo quanto verrà lungo, eccetera. Altrimenti lo divido in due, non vi preoccupate. Ma questi spunzoni si possono togliere? Ma anche sì. Ah, e ti danno astroschegge. Ah, niente male, allora. Vai così, ok. E ho preso anche una vita. Vabbè, andiamocene di qui, allora. Ho detto andiamocene di qui, Mario. Perfetto. Cioè, è arrivato. Non ne avevo a portata. Avevo quelle altre tre. Dannazione. Non ci voleva. Ho ancora astroschegge da questa parte. Benissimo, perché non vorrei gliene debba dare 100. Perché se gliene devo dare 100 sono indietro. E tutto ciò non va bene. Però stiamo andando abbastanza velocemente sul centinaio, perché siamo già a 72. Ne ho vista un altro. Esatto, eccole qua altre astroschegge da raccogliere. C'erano due stelle lancio, ho visto male. No, scendi. Ah, c'è questa. E questa che è? E questa è un'altra stella lancio. Ma scusate, se vado in questa che succede? È solo per prendere quella monetina. Ma perché una cosa simile? Comunque, allora andiamocene. Volevo provare a fare una cosa e non ci sono riuscito. Lasciamo perdere, evitiamo di morirci, che non è il caso. Proseguiamo per la nostra strada. E dove andiamo adesso? Stiamo andando lontanissimi. Eccoci qua. Eccoli il tizio Ghiottone. 86, spero non ne voglia 100. Ehi, parlo con te, hai delle astroschegge? Ho voglia di mangiare una astroscheggia. Che dico, una? 10, 100, 1000? Ma anche meno, 1000 mi sembra un po' troppo. Adoro le astroschegge, se ne mangio 100 mi trasformerò. Immaginavo che ce ne volessero 100. Ora, siamo vicini alle 100. Ma siamo a 94. E invece qui, guardate, arriviamo a 100, ce la facciamo. Ok, è andata. È andata bene, direi. Per fortuna è andata bene, perché non era così scontato che ci arrivassimo. Oh sì, guarda, te le do tutte quante, che praticamente le devo quasi finire, si può dire? Perché ne avevo 4 in più, me lo dovevo avanzare 4, esatto. Ci siamo, sono sazio. Sono soddisfazioni anche queste, obiettivamente. Se sei sazio tu, e ora? Che fai, esplodi? Trasformazione, ok. Vediamo un attimo dove ci manda. Credo che abbia creato... Sì, esatto, una nuova zona. È sorto un nuovo pianeta. Bene così, e ci si va da qui. Quindi andiamoci subito, lasciamo perdere il Goomba. Non ci interessa quel Goomba lì. Carino questo pianetino. È simpatico soprattutto. Ok. Perciò,
Non credo che ci vogliano altri. Un altro centinaio di astroschegge, francamente. Quante volte sbaglierò a dire astroschegge? Già me lo immagino. Allora, saliamo. È inutile stare qui sotto? No, aspetta. Non è completamente inutile. Qui prendiamo, esatto, due piccioni con una fava. Ce l'ho fatta. Perché ho tolto sia la cassa che il Goomba insieme, contemporanea. Bene così. Questa cassa invece mi sa tanto di utile. No, ci arriviamo anche senza. No, no, Mario, rompi. C'è una monetina dentro. Tanto qua ci arriviamo col salto all'indietro, quindi non è un grosso guaio. Attenzione, che questo invece è molto importante. E perfetto, prese tutte alla prima, tra l'altro. Grandi. Questi salti ormai tra Super Mario Galaxy 2 e Odyssey, i salti ormai sono una sciocchezzuola. Farli giusti. Questo un po' meno, non prendere il Pungiball al contrario un po' meno. Quello mi riesce sempre benissimo prenderli in faccia, i Pungiball, comunque. dettagli, noi procediamo da questa parte. Togliamoli. Non così! Okay. No! Ah, mi riprende anche al contrario. Maledetto! Perfetto. Non pensavo che al doppio ritorno praticamente mi ha preso, neanche al ritorno singolo. Cattivissimo. No, Mario, devi salire. Mario, devi salire, non scendere. Gentilmente. Ok. Siamo arrivati in alto. E adesso? Abbiamo fatto una strada allucinante. È lunghissima sta parte. Ho provato a rompere la teca, visto che questa è una teca a tutti gli effetti. Era quella dove volevo andare prima, tra l'altro, questa zona. Questo è un cristallo. Dove c'è l'entrata? Ok. Non so. Ah! Cambia la gravità. Bene. Figata, tra l'altro. Quindi noi, esatto, verremo ributtati di sotto. Qui devo cercare di stare su. E mamma mia, quanto c'è mancato. Non me le fa prendere quelle. Sì, ok, me l'ha prese quelle astroschegge. Io provo ad andare di qua. No, dai, l'avevo preso. Dannazio. Vieni qui. Vieni qui, maledetto. Mi sono ripreso anche piccolo punticino. No. Mamma mia, quanto ho rischiato. È andata bene, zitti tutti. Oh, se io faccio tipo così ci vado subito, no? Su, sì. No! E già che c'ero, ho detto andiamo qui anche. Almeno ci prendiamo questi oggettini, che comunque qualcosa potrebbero servire più avanti, no? Questa era la strada al contrario che dovevamo fare normalmente, credo. Ma anche sì. Quindi, ok, io dovevo passare di qua. Semplicemente ho fatto l'altra e mi sono preso un bonus, in poche parole. Beh, bene, bene. Sono soddisfazioni anche queste. Saliamo pure di sopra. Occhio ai Goomba. Anzi, dei Goomba io me lo potrei anche fregare, tecnicamente. Che me ne interessa dei... Mi ha spaccato la vetrata clamorosamente. Bene così. E qui c'è una superstella. Con dei pezzi di stella? Come faccio a prendere quello, scusate, Come faccio a prendere questi? Tirandogli un altro scheggio li prendo? No? Se io mi butto sotto... Ah! Ok! Va bene! Allora non c'è la gravità che ci butta di sotto. Posso semplicemente andare tipo qui senza problemi. Quindi anche sotto, immagino. Esatto, esatto. Mi era presa un attimo male perché ho detto... come faccio a prendere tutti questi se sono fuori? Avevo già architettato dei salti a parete clamorosi. Ma questi sono dettagli. E, esatto, mi ci vogliono questi quindi per arrivare alla superstella. Ok. No, un po' meno. Vai ora. Yes. Ma col salto in lungo non si prendeva lo stesso? Mi sta venendo questo dubbio. Secondo me col salto in lungo si sarebbe presa ugualmente quella superstella. Fatemelo sapere nei commenti se vi va. Sono curioso di saperlo. Perché secondo me è possibile. Comunque ha ritenuto la stella snack di dimensioni cosmiche, galassia, uovo. Record di monete, siamo a 14. Astroschegge fatte. Hai scoperto una nuova galassia? Che dovrebbe essere quella che appunto necessitava di 3 superstelle per arrivarci. Però qui credo che manchi ancora una superstella da prendere. È stata scoperta una nuova galassia. Raccogli le superstelle per ampliare la tua area di visibilità. Così potrai vedere anche la base nemica. No, al momento sì, salviamo il gioco, ma non mi interessa vedere la base nemica. Mi interessa capire ancora bene come funziona il tutto, visto che siamo all'inizio. Andiamo un po' a vedere se c'è modo di prendere la seconda superstella, perché secondo me... Esatto, ce n'è ancora una da prendere.
E secondo me è all'inizio del primo livello, cioè la strada che avevamo fatto all'inizio normale. A meno che non ce la sblocchi ora. No, ce l'ha sbloccata adesso, ok. Re Caliente e la flotta UFO? Che è quel? Perché? Abbiamo già 13 vite. Ci ho fatto caso ora. Bello. Un po' meno questa cosa col buco nero sotto. Un po' meno bella. Ok. Noi, intanto, il nostro Mario va tutto di prepotenza. Arriva dove prima, dove sempre. E sì, benvenuto in questa galassia. Un po' meno. Devo salire lì sopra. Quindi, per salire lì sopra, il tubo era dietro. Ricordo che era da qui. Esatto. Ok, prendiamoci queste astroschegge già che ci sono. Sì, si prendeva da qui, no? Cioè, ci si arrivava da qui sopra il tetto. Visto che credo che ci siano le note un'altra volta. Sì, ci rivediamo direttamente sopra. Perfetto. Ed eccoci qui, possiamo direttamente lanciarci. Non so dove esattamente. Questi tre pianetini che sono? Ci sono dei Toad? Che ci fanno qui? Oh, grazie Mario, mi hai salvato. Per ricompensarti ti darò un indizio. Non toccare gli aculei. Guarda, non ci avevo neanche pensato. Sono scemo, però non fino a questo punto, ecco. Avvicina ad essi le noci di cocco ed esegui una piroetta scuotendo. Chissà che succederà. Sì, l'avevamo già fatto, guarda. E succedevano cose belle, nel senso che le toglievamo di mezzo. Toglievamo di mezzo gli aculei, quindi tanta roba. Io intanto rompo queste casse e... Ah, devo lanciarci proprio queste? Ok, proviamo. Non ho capito, ce le devo lanciare o cosa? Mamma mia, non ce la farò mai a farlo! Dai! Non capisco bene. Ok, ora è vicina. E se io piroetto? Sì, funziona. È praticamente come il Pungible, però queste le devo tirare a mano. Ok. Basta saperlo, uno lo fa senza grossi problemi. Tipo così. Ogni tanto mi vengono fuori anche cose recenti. Non si direbbe, però ogni tanto succede. Allora, progeniamo noi, andiamo avanti. Prendiamoci. Ma come si fa ad arrivare in cima a quelle noci? Quelle noci, a quelle astroschegge lassù in alto? Perché ce ne sono un sacco. Questa mi sembra un attimo più complessa da rompere. No. Pensavo ce ne fosse di più. Ce ne fossero di più. No, ragazzi, c'è una palma là. Come ci vado sopra? Dov'è la palma? Mi ho perso. Eccola lì. Guardate quante astroschegge ci sono. Vediamo un po'. Ma se io gli lancio le noci di cocco alla palma, magari scende qualcosa? Forse? No. Sembra non funzionare. Quindi. Ok, non ho idea di come fare. Perciò. Proviamo ad andarcene di qui. Magari viene fuori qualcosa dopo. No. Come diamine si raggiungevano allora quelle noci di cocco? Ah, io continuo a dire noci di cocco, ma non sono noci di cocco. Sono. Ok, astroschegge che erano là in alto. Questa è andata piuttosto bene per la verità. Anche troppo. Ci abbiamo messo 3 secondi, grande, grande Mario. Con discreta abilità, ti sei salvato, non si sa come. Ho provato a prendere tutte e due insieme, non c'è modo. Vabbè, non c'è altro. Io direi di poter tranquillamente proseguire in questo modo. Vediamo un po' dove arriviamo però piano piano. No, i catenacci no. No, i catenacci no. Perché? Usciamo di qui che è meglio. C'è un tubo. Ho fatto bene allora a controllare bene questo piccolo pianetino. Vediamo un po' se riesco a rimpiangermene di essere venuto fin qui. Non ho idea di che cosa ho fatto, ma l'ho presa sta cosa. Sei Mario Iride, nessun nemico ti potrà avvicinare. Ok, quindi proviamo a togliere tutti di mezzo. Sembra funzioni. È una specie di coso specchiato ed è tremendamente difficile da risolvere la situazione. Dovrei aver preso tutto adesso, quindi posso anche uscire. E mi resta Mario Iride? Sembra di sì. No! Volevo togliere i catenacci già che c'ero col Mario Iride. Penso si potesse fare, no? Credo. Sarebbe stata una figata assurda. Ah, che peccato questo. Ok, qui devo stare ben attento perché non capisco se questo è un buco nero o altro. Ok, usciamo di qui. No! Il degenero! Vai via di qui, Mario. Perfetto. Ok, siamo in una zona sopraelevata. Ci sono dei pallottoli birche. Ci inseguono! No, mi sono fatto colpire male.
Vai così. Ci sono pallotti di bilca, tegnaci e chi più ne ha più ne metta in questa zona, però. E allora anche basta. No! Io devo stare ben attento. Io salto. Vado lungo. Grandi così. E via verso la mega stella lancio. La stella lancio, super stella lancio. Qualche una l'ho detta giusta. Perché le ho dette tutte, quindi una l'ho detta giusta. Le soddisfazioni della vita. Ok. Cai un po' meno. Che era quello? Perché io dovrei rompere questi cosi? Non lo so, forse mi serviva tenerli più che romperli. Oh, qui dovrei stare al sicuro in teoria. Mi devi dire qualcosa? Non puoi attaccare quei polipi da questa distanza. Forse puoi colpirli facendo rimbalzare qualcosa. Tipo quando lanciano quelle? Credo. Non quelle di fuoco, non mi pare il caso di provarci. Ma quelle penso di sì. Yes. Sembra funzionare. Sì, funzionano benissimo anche. Ok, ce la siamo cavata, non si sa come, ma ce la siamo cavata. No, aspetta un attimo, volevo vedere una cosa prima di proseguire. Qui di sopra ci posso andare? Sì, e c'ho una monetina e basta? Magari c'è qualcosa? Non mi far morire, ti prego, c'è qualcosa là in fondo? Aspettate, che provo a vedere se riesco con la visuale in prima persona, che non mi fa mettere, quindi evitiamo di andare là, va! Sulla punta, evitiamoci di... No! Evitiamo di andare là per non morire, poi stavo per morire qui, che è una stupidata. No, ragazzi, ce la metto sempre tutta, per rimanerci. La tua energia ora ha 6 unità, se scendi a 3 tornerà come era prima. Perfetto, quindi devo stare attento a non perderne troppa di energia e rimanere sui 6 possibilmente. Io direi qui di proseguire senza grossi guai. Cioè, non vedo perché complicarmi la vita in questo modo. Mi ha preso il salto, volevo andare di qua, ma visto che non c'era niente, ok, è andata bene. Questa è un'altra boss fight o cosa? Salve. Oltre a questo punto è pericoloso. Se ti trovi in difficoltà, colpisci la luce a terra con le astroschegge. Troverai una moneta e potrai recuperare dell'energia. Grazie di avermelo detto. Grazie mille per avermelo detto. Molto molto utile questa informazione, perché me l'ero completamente dimenticata. Ma ciao! Ma ciao! Quant'è che non ti rivedevo? C'hai anche la corona? Mica me la ricordavo io la corona. So come batterti più o meno. No, non così, ok? Non morendo possibilmente. Ma così sì. Ah, mi ricordavo un po' di te. Mamma mia. Super Mario Galaxy 2 questo è tostissimo. Nel senso che c'è una parte che lo rende veramente tosto, perché va colpito un sacco di volte. Più che altro nella zona a tempo. Io ve lo ripeto, se vi va date un'occhiata alla mia serie di Super Mario Galaxy 2, perché a parte il fatto che è completa al 100%, ma comunque c'è una gran soddisfazione averla fatta. Aia, mi ha colpito pieno. No, preso non si sa come. Mio 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 mio. Ok, sembra di essere di giocare tipo pallavolo. Di così, ma ce l'abbiamo fatta. Battuto anche questo boss. Quindi abbiamo completato la prima galassia con tutte e tre le superstelle. Cioè, aspetta Ale, ci devi arrivare prima di prendere la superstella. Conoscendo me tutto è possibile. Ci sta anche che voli direttamente nella lava, il che non è stupida come cosa. Proviamo un po' a vedere quello che ci diceva lo sfavillotto prima. Esatto, sì, funziona così. Ora, io non voglio entrare nella lava, quindi facciamo un salto piccolo e rilassato. E va bene così, presa anche questa superstella. Quindi completata la prima galassia di Super Mario Galaxy. Bello. Sono soddisfatto, sono achievement questi ragazzi. Sono cose importanti. Ricaliente la flotta UFO, galassia uovo. E ne abbiamo 4, record di monete. E ottenuti astroschegge che abbiamo superato le 300. Sì, salviamo, dove è finito, ok. Salviamo il gioco e... Prima di proseguire, salvataggio completato, ok, non ci dice niente, perciò con questo episodio di Super Mario Galaxy ci possiamo salutare qui. Io vi ricordo, se vi va, di condividere questi video sui vostri social, di lasciare un like al video se il video vi è piaciuto, e noi ci vediamo alla prossima.